avevamo inventato questo tipo di sfida proprio per attirare i giovani alla voga, quindi benissimo che ci siano nuovi giovani. Abbiamo fra l'altro un albanese, uno spagnolo all'interno degli equipaggi. L'obiettivo è quello di far sì che i ragazzi da qualsiasi parte provengano, d'Italia o dall'estero o dal Veneto naturalmente, vivano la vita veneziana e imparino a conoscere le arti del remo a Venezia. Finora Ca' Foscari non si è mai lasciata soffiare la vittoria, ma quest'anno molti membri del vecchio equipaggio si sono laureati e quindi si tratta di capire come se la caveranno le nuove leve. Quest'anno sarà combattuta, credo, più degli altri anni, però ce la possiamo fare anche quest'anno. Sono contenta molto di far parte della squadra, veramente. È il primo anno che faccio il galeone, comunque sono un canottiere, per cui un po' mi sono a mio agio. Anche gli studenti dello UAV si sentono in forma e l'entusiasmo non manca. Vinceremo di mezza barca su Ca' Foscari. Sono contenta dei miei sforzi. Ecco. Hai paura? Un po'. Quest'anno noi siamo più preparati da quel punto di vista, mentre loro è un equipaggio nuovo, quindi c'è possibilità che quest'anno giri dalla parte dello UAV. E allora niente pronostici, ma gli auguri, quelli sì. Naturalmente di vincere. In bocca al lupo, ovviamente.